Bentornati ragazzi, bentornati a tutti in questo nuovo video. Quest'oggi recuperiamo o proseguiamo per gli ultimi, diciamo, 10 giochi una vecchia serie che avevo accantonato, o meglio, era entrata in pausa perché avevo terminato i giochi che erano in mio possesso, ma nel frattempo ne ho recuperati altri. Stiamo parlando della Game Boy Collection. È una serie che mi invito ad andare a recuperare, dove tratto diversi giochi del Game Boy, nel mio caso Game Boy Color, ma non è detto siano Game Boy Color, ci sono anche versioni Game Boy normale, dove tratto principalmente i giochi in mio possesso su Game Boy originali, quindi della mia collezione. In questo caso, nello specifico, andiamo a vedere Joe e Mac, e questo poi arriveremo anche a parlare di questo qui. Non è un caso se questo al momento è accanto al Buon Joe Mac, Cave Maninja. Ma prima di iniziare, vi invito calorosamente a seguirmi sul mio sito www.latanadeinerd.com, sul mio canale Twitch, La Tana dei Nerd, sulla pagina Facebook, La Tana dei Nerd, e perché no, abbiamo anche in descrizione un sito con del merchandise ufficiale. Detto questo, possiamo iniziare a parlare di Joe Mac, Cave Maninja. Joe Mac, Cave Maninja è un platform arcade del 1991, pubblicato dalla Data East, che tanti di voi ricorderanno in sala giochi, poiché era un gioco molto molto gradito in sala giochi. Vi faccio vedere sicuramente, guardando la cartuccia, che vedete anche di che gioco si tratta. Non è un caso se abbiamo accanto Cavemen Warriors, perché di Joe e Mac sono uscite diverse versioni. Joe e Mac Cavemen Ninja del 1991 ha avuto un sequel nel 1992, Lost in the Tropics, e ha avuto non solo una sorta di, chiamiamolo remake, anche se poi fondamentalmente un remake non è, ma un gioco che lo elogia, che è questo, Cavemen Warriors della Nintendo Switch. Non soltanto, nel 2022, quindi abbastanza recentemente, un paio di anni fa, ha avuto anche un remake con una grafica migliorata, simile cartone animato, un po' come è successo con il compianto, tra virgolette, Toki. Anche Toki, che è un vecchio arcade sempre datato 1990, ha avuto, tra virgolette, recentemente, perché sono passati già 3-4 anni, la sua versione remastered barra remake, che vi consiglio di andare a recuperare, perché per chi allo stato attuale non vuole giocare dei giochi con una vecchia grafica arcade del 1990, può recuperare gli stessi titoli con una grafica attuale molto carina, molto fumettosa, molto basata sui disegni, sul cartoon. Ma andiamo a vedere Joe Mac, Cabeman Ninja. Ed eccoci qui ragazzi, davanti a questo Joe Mac, Cabeman Ninja versione Game Boy. Ovviamente avrà dei limiti rispetto a quello che voi conoscete come la versione arcade più famosa. Premiamo il tasto Start. Ok. Premiamo il tasto Start. Ok, Start Game. Ok, com'è? La storia è sempre la stessa, ci hanno rubato le donne. Molto più lento della versione che voi conoscete, ma cerchiamo di arrivare al primo boss, sempre se ce la facciamo, eh. Non è detto che sia fattibile la cosa, infatti. Un limone, sempre meglio il limone che la banana, eh? La pannocchia invece è proprio nostra. Proprio vai di pannocchia. Ma dico, come sempre meglio il cocomero che la banana, un bel hamburger. Eccolo.
e non ci arriveremo mai, che la parte di pannocchia. Ci abbiamo uno scureggio di energia, vediamo se riusciamo a andare su, perfetto. E infatti, come ho già detto, non ci saremmo riusciti. Vorrei arrivare al primo boss io. Vorrei almeno farvi vedere il primo boss, ma non è cosa semplice. Infatti ci fa partire già con l'energia limitata. Che belle le pannocchie. Un brindisi per le pannocchie proprio, eh? Ragazzi, la famosa frase un brindisi per le pannocchie sta arrivando nel nostro merchandise ufficiale, eh? Da poco troverete la maglietta con un brindisi per le pannocchie sul nostro store ufficiale del merchandise di La Tana dei Nerd. Oh, ho capito, hamburgerino. Mannaggia la pannocchia. È stata più attortolata in testa, però. Voglio dire. Ah, vabbè, questa è assurda, però, eh. Oh, è il dinosauro che dorme. Certo, il boomerang non era proprio così, se devo essere sincero. Andava dritto, non faceva la parabola curva, però va bene. Ma qui non abbiamo il corpo caricato? No, non ce l'abbiamo il corpo caricato. Ah. Ok, facciamo sta vita, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Tuttavia, ah, già ci fa partire da qui, con l'ascia. Ok, i sassi che rimbalzano, vabbè, va, che sto a palle e palle di mio nonno. Ok, abbiamo capito che non riusciremo a passare questo boss. Ragazzi, ovviamente quello che volevo fare è portarvi il gameplay, farvi vedere la versione Game Boy di Joy Mac Caveman Ninja. Detto questo, vi ricordo, se il video vi è piaciuto e se vi piacciono i miei contenuti, di lasciare un bel like, lasciare, perché no, un commento e iscrivervi al canale. Detto questo, seguitemi anche su Twitch, anche sul sito ufficiale www.latanadenerd.com e anche su Facebook sulla pagina La Tana dei Nerd. Detto questo vi saluto, ciao ragazzi, ciao a tutti e buon gioco!